Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un dronino super economico ma molto divertente perché è in grado di diventare tre veicoli diversi. Il dronino di cui vi sto parlando è questo. Ragazzi, è un dronino che è in grado di andare, vedete, su terra, in cielo e in acqua. Quindi terra, cielo e acqua. Lui è in grado di fare praticamente tutto. Alla modica cifra di 15 euro. Probabilmente farà tutto non benissimo perché stiamo parlando, ragazzi, di 15 euro. Quindi, ovviamente, è un giocattolino che però da regalare a un bambino, secondo me, lo fate diventare davvero matto. Poi, se lo usate insieme a lui, ragazzi, diventa davvero tanta roba, eh. Quindi vi lascio il link in descrizione di Gearbest nel caso lo vogliate acquistare. Ripeto, è veramente molto economico e secondo me anche molto molto divertente. Quindi mi raccomando, guardate il link di Gearbest se lo volete acquistare e se lo volete regalare. Quindi, come vi dicevo, nella confezione troviamo allora il radiocomando, senza le batterie ci vanno due stilo, quindi due AA, il mini drone, tre batterie, il cavo di ricarica, quattro eliche e la base per farlo andare sia sulla terra che sull'acqua. Quindi ragazzi, avete visto cosa contiene la confezione, adesso gli diamo un'occhiata da vicino sulle sue funzionalità. Ovviamente, ragazzi, non aspettatevi niente di che, ma se dovete fare un regalo per un bambino e volete spendere poco ed entusiasmarlo, ragazzi, questo fa il caso vostro, eh? Perché comunque vedete che il radiocomando è molto piccolo, quindi un bambino lo impugna tranquillamente ed impara a prendere confidenza con le closcettine di un radiocomando, sia per i droni che per una macchina radiocomandata, piuttosto che. Però le dimensioni del radiocomando sono adatte alle loro mani, quindi diventa una cosa adatta proprio a loro. Poi abbiamo il mini drone che ha la parte ovviamente dietro, qua così, ecco, vedete, ci sono due agganci di plastica che andandoli a sbloccare fanno inclinare la parte dietro del drone per andare sia sulla terra, quindi un hovercraft in poche parole, che sull'acqua. Poi dopo guardiamo come fissarlo. Poi abbiamo tre batterie, ovviamente sono microscopiche, cioè guardate quanto sono piccole, guardatelo nelle mie mani, sono veramente piccole, non c'è manco scritto, ah sì qua, 150 mAh 3,7 volte, quindi sono proprio proprio piccolissime, il cavettino di ricarica USB e quattro elichette di scorta. Il mini drone ovviamente si va ad agganciare nella base solo a pressione, qua ci sono i due incastrini dove i due pernini vanno ad infilarsi, quindi basta inserirlo, premere e lui si incastra. Quindi diventa un hovercraft che è in grado di andare sia sulla terra che sull'acqua. Il drone è molto semplice perché allora basta andare a accendere il radiocomando, poi andare a tirare in su e in giù la closcettina, abbiniamo il radiocomando al drone, quindi a questo punto il radiocomando già comunica col drone. Mentre per andare a tarare il giroscopio basterà tirare giù la closcettina di sinistra e in diagonale verso sinistra la closcettina di destra. E questo è tutto quello che dobbiamo fare per fare funzionare il nostro mini drone. Poi abbiamo questi tasti per fargli fare i flip, perché comunque è un dronino stupidissimo ma molto molto divertente. Quindi adesso ragazzi, preparo tutto e facciamo prima la prova su terra, poi la prova in acqua e poi la prova in volo, perché le prime due sono quelle che mi interessano di più. La terza, sì, vabbè, di droni di questo tipo ne ho provati tanti, quindi mi interessa vedere più la parte terra, acqua e poi vedremo quella aria. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, andiamo a provare questo mini drone sul pavimento di casa e poi dentro nella piscina. Ok ragazzi, adesso facciamo la prova terrestre del terzetto, questo mini drone che è capace di trasformarsi in tre veicoli diversi. Adesso facciamo la prova terrestre, ovvero sul pavimento di casa. Quindi montiamo il mini drone all'interno della sua base che poi gli serve sia per andare sul pavimento che sull'acqua, che poi vedremo anche quello perché lo faremo andare ovviamente anche sull'acqua. Quindi adesso l'abbiamo montato, è solo a incastro, quindi basta inserirlo dentro. E adesso possiamo partire con questo mini drone versione terrestre. Vai Sara, prendi il barchettolo! Eccolo che arriva! Sara! Oh! Che frenata! Arriva! Hola.
Vai, tenta! Vai a prendere il barchettolo. Oh, tenta! Vai Sara, vai a prendere il barchettolo. Ma che arriva manetta! Arriva il barchettolo! Attenta! Sara, attenta al barchettolo! Facci veloce di te il barchettolo! No, sul tappeto, ma che parte? È partito anche dal tappeto il barchettolo! Attenzione, attenzione al barchettolo! Il barchettolo mi sa che ha finito le batterie! Recuperiamo il barchettolo, Sara! No, è scarico. Vieni, che lo mettiamo. Adesso lo facciamo in piscina. Sì, adesso andiamo a farlo in piscina, va bene? Vediamo se il barchettolo va anche in piscina. Ok ragazzi, adesso, come ha detto mia figlia, non ci resta che provarlo nella piscina e vedere se il barchettolo, come l'ho chiamato io, o il terzetto, come l'ha chiamato l'azienda che l'ha fatto, funziona bene anche sull'acqua. Andiamo ragazzi? Ok, hai messo? Galleggia? Ok, aspetta. Guarda! Guarda come va! Guarda! Guarda come va! No, vuoi provare tu? Come faccio? Devi solo tirare avanti questa e spostarla a destra e a sinistra per girare. Brava, vai! Vai avanti un po'? Brava, vai più vicino al bordo che così vedi meglio. Gira un po' la levetta, gira un po' la levetta di là. No, verso di là la levetta. Questa levetta, tirala di là. Questa levetta di là. Tenta non far cadere dentro il radiocomando nell'acqua però, eh. Vai! Brava! Usa un dito e una mano sola, sposti. Brava, gira! Gira la levetta, l'altra levetta, amore. Girala che sennò lui sta centrato contro la... Vai in avanti adesso questa. In avanti. To. Vai. Gira un po' la levetta per farlo girare. No, con le mani. Beh, ecco, a posto di usare la levetta usi le mani. E mi sembra una cosa logica, no? Brava, gira adesso. Quando io sono nella piscina. Va bene, dai, gira adesso la levetta. Girala dall'altra, verso destro, verso sinistra sarà. Verso destro, verso sinistra, amore. Così. Brava. Oh, ma guarda cosa gli stai facendo fare. 360, brava. Un po' la levetta di là. Adesso si è spento, aspetta. Perché l'hai mandato in crash. Ragazzi, abbiamo cambiato le pile al barchettolo, ma niente da fare, è morto. Cioè, praticamente continuano a lampeggiare i LED e non si connette più al radiocomando. Credo che essere stato contro la parete della piscina a manetta per tanto tempo, quando mia figlia lo stava guidando, ha mandato in crash il barchettolo. Sara, il barchettolo è morto. È morto. Vieni a dire una preghiera al barchettolo, per favore. No. Un saluto al barchettolo. Dai, vieni a fare un saluto al barchettolo. Manda un bacio al barchettolo. Vieni qua, dagli un bacio al barchettolo, che hai fuso il motore del barchettolo. Quindi ragazzi, se questo video in cui il barchettolo non ha fatto tutto quello che doveva fare, nel senso che non siamo riusciti a farlo volare, o meglio non siamo riusciti a fare il video in cui lo facevamo anche volare, perché ci ha abbandonati prima, praticamente sull'acqua ha dato il meglio di sé per poi crollare definitivamente. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi abbiamo portato questo mini drone da 15 euro, è super economico però divertente per i bambini, ma forse con qualche difetto di waterproof, nel senso che non è proprio waterproof, quindi probabilmente l'acqua
l'ha mandato a quel paese. Se questo video, vi dicevo, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, salutate il barchettolo che se ne sta andando alla deriva e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube, al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ci vediamo nei prossimi video, voli o test, magari di qualcosa di un po' più impegnativo, di un giocattolino di questo tipo, anche se è stato molto molto divertente. Ciao!